Per la rubrica di Arteventi News parliamo di fantascienza a margine di un convegno con Donato Altomare, presidente della World SF Italia. Ma cos'è la World SF Italia? È l'unica associazione legalmente costituita di appassionati e operatori della fantascienza e del fantastico, il cui scopo è diffondere proprio la fantascienza e il fantastico italiano a livello italiano e a livello anche internazionale. Ma qual è lo stato di salute della narrativa di fantascienza in questo momento? Buono. Diciamo che viene supportato anche dal fatto che stanno venendo fuori tanti film di fantascienza e fantasy che poi spingono magari in qualche modo alla lettura del fantastico. Il problema è che i lettori diminuiscono, questo è un problema che penso colpisca un po' tutti i generi letterari. Però sicuramente la fantascienza si sta facendo largo. Da essere considerata una letteratura di serie B, oggi invece è alla stregua di qualunque altra forma di letteratura per quello che merita e per gli autori. Oltre, diciamo, senza parlare poi del fatto che gli autori italiani che non venivano presi in considerazione fino a una ventina di anni fa, adesso sono allo stesso livello per quanto riguarda gli editori degli autori stranieri. Quindi è un enorme passo avanti che coincide con un progresso notevole del fantastico e della fantascienza. Il mondo della competenza scientifica fa passi da gigante. È difficile scrivere di fantascienza? Ha toccato un tasto incredibile e dolorosissimo. Sì, è molto difficile. Ma la difficoltà nasce dal fatto che spesso la scienza supera la fantascienza. E quindi quando noi scriviamo qualche cosa di fantascientifico, sia chiaro, la fantascienza, se parliamo di tecnologia, quando scriviamo qualcosa di tecnologico corriamo il rischio di dare un prodotto che dopo poco si viene scalzato, viene addirittura capovolto. Mentre nel passato passavano anni e anni prima che si potesse in qualche modo comparare l'ipotesi, l'idea di partenza con la realtà, oggi come oggi è roba di giorni, sono addirittura di ore, e il rischio di scrivere fantascienza è grosso. Tant'è che se però parliamo di fantascienza, intendendo come scienza la biologia, la chimica, la medicina, eccetera, questa è molto fiorente ed è molto interessante perché sono argomenti che vengono anche molto, come posso dire, apprezzati dai lettori. Pensando al passato viene in mente Urania, la collana storica. Ecco, com'è cambiata la fantascienza di quei racconti dove prevalentemente trovavano spazio autori stranieri? È cambiata moltissimo, sia perché oggi come oggi non si fa più differenza tra autori stranieri ed autori italiani. Poi è intervenuto il premio Urania, è stata una genialata, cioè in pratica il premio Urania premia il migliore romanzo inedito di fantascienza, io modestamente ne ho 22, cosa piuttosto rara, di autori italiani. Ora, questo ha in qualche modo costretto, tra virgolette, il lettore abituato soltanto all'autore straniero a leggere anche italiani e si è reso conto che gli italiani sanno scrivere, non dico meglio, ma sanno scrivere allo stesso livello tanto degli inglesi, degli americani, dei francesi, quindi la letteratura italiana di fantascienza, perché non dimentichiamo che si tratta sempre di letteratura, ha fatto dei passi da gigante grazie anche alle ultime scelte fatte da Urania. Futuro interessante per i lettori? Ma si può fare qualcosa di più per avvicinare nuovi lettori? Sì, bisogna parlare spessissimo di fantascienza, bisogna fare delle manifestazioni in cui si coinvolge il maggior numero di persone. Prima, quando si facevano i convegni di fantascienza, ad esempio, parliamo dei convegni
diciamo soltanto di specializzati, ci si riuniva in un gruppo di poche persone, si chiacchierava, si parlava, si diceva cose interessanti o meno interessanti, ma la gran massa del lettore veniva praticamente esclusa perché non veniva coinvolto. Oggi invece noi tendiamo a coinvolgere questa manifestazione dell'opera, a coinvolgere gli estranei, le persone che amano la cultura in generale, la letteratura in generale, per cercare di far capire loro che leggere fantascienza non è una cosa brutta come una volta quando si diceva che era roba per bambini. Dobbiamo sempre, nello spirito della statutariamente la World impone una diffusione del fantastico e della fantascienza in Italia. Ebbene, noi stiamo operando in questo modo e mi creda, la differenza tra pochi anni fa e adesso è enorme. Adesso gli editori ci danno ascolto, ci pubblicano, dico ci come autore italiani, senza battere ciglio, cioè nel senso se è un buon romanzo lo pubblicano, se non è un buon romanzo non lo pubblicano. Prima soltanto il fatto di proporre un romanzo di fantascienza significava scarto.